Noi siamo una cooperativa piccola al sud dell'Alto Adige, 190 ettari di terreno che coltivano 190 soci che hanno un ettaro di media. Qui siamo nella tenuta Frauenfeld. La tenuta Frauenfeld è per noi un posto storico. Qui è stata fondata la nostra cantina il 13 maggio del 1900 e adesso è ancora nostra barricaia storica per i nostri vini Frauenfeld. Per il Frauenfeld, la produzione in tutto abbiamo 12 ettari di superficie, ma abbiamo solo tagliato fuori, ho messo 2 ettari di produzione per questo top wine. L'espressione sud-est, terreni sono chiaiosi, argillosi, con Questa riserva 18 ha un bellissimo colore rubino, scarlatto, brillante, di bella profondità. Naso è un naso ricco, intenso, frutto rosso e nero perfettamente maturo, con una coloritura di note tostate, fumé, di vaniglia appena accennate che non coprono la croccantezza del frutto. Da una parte profumi alpini, di montagna, di erbe aromatiche, senza quel vegetale, quell'erbaceo comune in tanti cabernet, e poi questa nota quasi iodata, calda, mediterranea. Si sente che qui arriva l'influsso dell'ora del Garda, è qui, è nel bicchiere. Il tutto viene porto con una estrema eleganza e con una grande aderenza a questo bellissimo territorio. Per noi era sempre importante fare il Frauenfeld solo quando l'annata è giusta, quando il Cabernet Sauvignon può maturare al meglio. E se pensate di 30 anni, abbiamo fatto 20 annate. Con cosa possiamo bere un rosso di questa struttura, di questa importanza? Beh, sicuramente le carni rosse, insomma, arrosti, grigliate, costate, barbecue, però un vino così non ha paura di confrontarsi con la selvaggina, insomma, ecco, qui siamo in montagna, ci sono i cervi, caprioli, daini. La nuova cantina è stata inaugurata un anno e mezzo fa, giugno del 2020, e a noi era veramente importante di portare il terroir di Courtage anche nella cantina di Courtage, nella nuova cantina. Abbiamo ripreso le rocce dolomitiche nella facciata, in tutto l'edificio abbiamo provato di rispecchiare veramente le nostre zone, la zonazione, le altitudini diverse e anche la dolomia che è tipica della nostra zona.